Buongiorno ragazzi, oggi si è tenuto l'ennesimo ufficio di presidenza, questa volta informale. La discussione riguardava il trattamento economico complessivo dei deputati del Parlamento italiano, in comparazione con i parlamentari tedeschi, francesi, inglesi e del Parlamento europeo. Ci è stato fornito un dossier da parte dei questori e degli uffici della Camera, che noi abbiamo osservato attentamente. Diciamo che il risultato è questo. In soldoni. Vedete, questo è il trattamento italiano, questo è il trattamento francese, economico francese, questo inglese, non so se si riesce a vedere bene. Ora, da questo schema sembra che noi prendiamo meno degli altri paesi europei, quelli con il PIL più elevato. Sostanzialmente però la ricostruzione non prendeva atto di alcune voci, non so il quale motivo, e noi abbiamo chiesto che venga rifatta con le nostre osservazioni. In particolare non considerava l'assegno di fine mandato che noi parlamentari italiani prendiamo, il Movimento 5 Stelle comunque rifiuterà, ma i tedeschi e i francesi non prendono. Non considerava ad esempio il contributo unico omnicomprensivo per i gruppi, quindi soldi che vengono dati per pagare gli assistenti dei gruppi parlamentari. Non considerava il fatto che noi italiani non paghiamo treni, navi, aerei. Quindi queste voci non sono presenti nella ricostruzione. Abbiamo espressamente chiesto di reintrodurle e di rifare questa analisi. Speriamo che ci ascoltino. Ma soprattutto abbiamo chiesto che questa comparazione, quello che percepiamo noi e quello che percepiscono ad esempio i tedeschi, non sia fatta semplicemente sul netto percepito, ma venga realizzata comparando la retribuzione netta dei cittadini italiani. Sono i cittadini il nostro punto di riferimento. Se un operaio tedesco prende 2.000 euro netti, un operaio italiano prende 1.000 euro netti, allora la nostra retribuzione deve essere metà di quella tedesca, perché noi siamo qui a rappresentare i nostri cittadini. Quindi questo noi abbiamo chiesto e lotteremo per questo. Poi un'altra cosa che abbiamo chiesto in questo momento in maniera non ufficiale, appunto perché era una riunione informale, è stata quella di far valutare al Collegio dei Questori la possibilità di istituire sul bilancio della Camera un capitolo in entrata, in modo tale che qualsiasi parlamentare, quindi non solo quelli del Movimento 5 Stelle, ma tutti i parlamentari italiani, ma per assurdo anche un qualsiasi cittadino, può decidere di versare dei soldi nel bilancio della Camera. Per noi questo è molto importante, perché così la parte di stipendio che noi rifiutiamo la possiamo direttamente riversare nel bilancio della Camera. Allo stesso modo, per lo stesso motivo, abbiamo chiesto, se è fattibile dal punto di vista legale, di valutare le imposte che noi andiamo a pagare sul nostro stipendio su una base lorda di 5.000 euro, non sulla base lorda di oltre 10.000 euro come lo stato attuale. Infine, il prossimo ufficio di presidenza dovrebbe in qualche modo decidere finalmente sul trattamento economico dei deputati. Ci ricordiamo che allo scorso ufficio di presidenza abbiamo parlato della doppia indennità e la nostra proposta era ben chiara e online da 2 settimane, come la proposta sul trattamento economico dei deputati. Dovrebbe essere intorno al 30 aprile la conclusione della proposta del Collegio dei Questori, che poi noi dovremo approvare in ufficio di presidenza. Perché tutto questo tempo? Perché il Collegio dei Questori si è riservato di ascoltare tutte le forze politiche per poi determinare dei tagli al trattamento economico dei deputati, che sono l'indennità e i rimborsi spese. Noi auspichiamo che arrivi il prima possibile, anche prima del 30 aprile, e lanciamo un messaggio anche alle altre forze politiche di tener conto che nessun trattamento appunto economico di un deputato può escludere il trattamento economico dei cittadini. Tutto deve essere parametrato sul reddito medio dei cittadini. Ciao a tutti. Ciao.